se è l'ultimo dei Moicani. L'ultimo dei Moicani di Jones, credo, e il Jones. No, perché la gita l'ho già sentita. Ma è che quella è tratta sempre dal film, sempre l'ultimo dei Moicani. Se l'ho visto l'altra sera. Sì, sempre l'ho visto. Da lì è partito il diavoletto. Guardateci. Questa è scritta da John Tuber, attivista, cantante, attore statunitense di origine nativo-americana, nato in Nebraska da padre Santi Sioux e da madre messicana. Guardateci. A volte sono stati gentili, educati nella loro affettazione, sorridenti ma senza esagerare, comportandosi in maniera civile, un'illusione di dolcezza sempre in lotta per ottenere quello che volevano. Mentre la gente vede, la gente sa, la gente aspetta, la gente dice che la chiusura delle vostre porte non ci escluderà mai. La chiusura delle vostre porte può solo rinchiudersi. Conosciamo il predatore, lo vediamo nutrirsi di noi, siamo consapevoli che far morire di fame la bestia è il nostro destino. A volte sono stati gentili, sono stati educati, ma mai onesti. Noi vediamo la nostra società tecnologica, ma non logica. Divorarvi davanti ai nostri stessi occhi, sentiamo le vostre grida angosciate, esaltanti avidità attraverso il progresso, mentre cercate il miglioramento materiale, il suono dei fiori morenti che portano messaggi attraverso il vento, cercando di parlarvi di equilibrio e della vostra salvezza. Ma le vostre menti sono incatenate alle vostre macchine. Le corde penzolanti dalle vostre mani di burattinai vi fanno girare, attorcigliandovi in forma e confusione, fuori dal vostro controllo. La vostra mente per un lavoro, la vostra mente per una televisione, la vostra mente per un asciugacapelli, la vostra mente per il consumo. Con le vostre bombe atomiche, le vostre bombe materiali, le vostre bombe di droga, le vostre bombe razziali, le vostre bombe di classe, le vostre bombe sessiste, le vostre bombe di vecchiaia, devastando i vostri ripari naturali, che vi rendono senza tetto sulla terra, inseguendovi in illusioni ingannevoli, pretendendo di poter scappare dall'immagine incantevole del vostro spirito, mentre il suono dei fiori morenti porta messaggi attraverso il vento, cercando di parlarvi di equilibrio e della vostra sicurezza, cercando di isolarci in una dimensione chiamata solitudine che ci conduce nella trappola di credere nel loro potere, ma non in noi stessi, facendoci accumulare sensi di colpa, mentre l'avidità scaccia l'equilibrio, cercando di isolarci in una dimensione chiamata solitudine.